Io volevo sempre provare di fare una mostra su quello che chiamerei un manierismo continuo, cioè un habitus di fare arte attraverso i secoli. Sappiamo che il manierismo è un termine per un'epoca, quella del fine 500, inizio 600, però secondo me il manierismo è un atteggiamento, una presa di posizione che si trova nell'arte di tutte le epoche, di tutti i tempi. E avendo poi scoperto la collezione privata di Richard Ulla Dreyfus Best, mi sono detto, ecco, là c'è praticamente già tutto quello che serve per sviluppare un percorso attraverso le epoche, insistendo sull'autonomia dell'opera d'arte, su un'opera d'arte che esplora i limiti, che cerca di andare al di là del canone, e questo appunto dal Medioevo fino ad oggi, se si vuole. Perciò la collezione di Ulla Dreyfus è una collezione che permette di insistere su una continuità nell'arte, su un continuo di autoriferimento di un'arte che è concentrata su se stessa, che cerca di esplorare le capacità della fantasia e della mano. Questo va dal Füssli, se si vuole, ma anche dal Cinquecento, dal barocco romano, abbiamo qui delle opere del Caroselli o della scuola del Faustino Bocchi, fino alle opere del simbolismo, Gustave Moreau, Kubin, Böcklin, e fino al surrealismo, che certamente fa parte della collezione di Ulla Dreyfus, ma è anche un riferimento al luogo stesso della collezione Guggenheim, perché la collezione Guggenheim è una collezione delle più importanti per l'arte del surrealismo. Anzi, questo quadro qua di Max Ernst è un quadro che una volta apparteneva a Peggy Guggenheim, che l'ha poi venduta, e è stata Ulla Dreyfus ad acquistarla. Quindi riportiamo a casa, se si vuole, per un tempo determinato, quest'opera di Max Ernst. Esposizione che cerca di insistere sul continuo dell'arte e non tanto sulle spezzature, su una visione dell'arte come un susseguirsi di epoche che non sono legate tra di loro. Invece noi crediamo, e lo crede Ulla Dreyfus come collezionista, lo credo io come storico dell'arte, che l'arte è determinata da un continuo, da un interesse degli artisti che va indietro e che va anche avanti, quindi c'è un movimento ininterrotto nell'arte che abbiamo cercato di creare con questa esposizione, che per la prima volta appunto espone nella sua integralità la collezione di Ulla Dreyfus, cosa irripetibile perché molte delle sue opere vengono esposte per la prima volta. Altre sono state esposte in delle esposizioni diverse, soprattutto i surrealisti, ma nella sua integralità questa collezione non è mai stata presentata. Quindi è un'occasione unica di poter non soltanto conoscere e studiare il gusto particolare e molto squisito di una collezionista, ma anche questo tema, questo crossover che l'arte può permetterci di raccontare.